Qui del 38 siamo su One Piece Pirates Warriors 4. Finalmente, dopo tanto tempo, ci voleva. Ecco qua, avevo fatto un po' di setting, un po' di cose, giusto per vedere un po' come funziona il gioco. Bene, possiamo andare già in galleria, per esempio, e vedere il guida alla ciurma. Questi sono i miei personaggi, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. È inutile dire che abbiamo già dei personaggi, che abbiamo una skin, ma questo è grazie al fatto della deluxe, del preordine che ho avuto, che ho fatto, eh. Praticamente il preordine mi portava di avere una skin extra per i personaggi, eccolo qua. Non per tutti, ma solo per alcuni. Allora, graficamente io non so ancora se è limitato di suo, perché lo vedo un poco sgranatuccio, anche se la mia qualità grafica l'ho portata a livelli, vi parlo in HD, però i modelli li vedo un po' così ancora, non mi è molto chiaro. Però sono fatti bene, le texture, ci sta un riflesso, vedete come si nota bene le texture però dei personaggi. C'è la differenza, eppure gli oggetti, il corpo, cioè quello che... Scusate, la fisica delle cose che hanno addosso, quindi dei vestiti e cose, si vede che hanno una loro fisica e anche una loro texture. Vedete? Vedete come il mantello gira per fatti suoi e non è molto predefinito. L'unica cosa sono gli occhi e lo sguardo che ci sto un po' del tipo, non lo so, non me la raccontano giusta. Poi abbiamo, vabbè, Hancock, che guardate, da notare il tessuto, la lucidità del vestito, e poi all'estremità si vede chiaramente la pelliccia del costume, bellissimo. Ovviamente abbiamo la skin alternativa che abbiamo, eccola qua, guarda com'è bello il ferro, come diventa lucido. Questa è una cosa bella, spero che ci saranno altri costumi da sbloccare durante il gioco, il gaming. Eccolo qua, questo è, guardate come si vede la differenza di texture qua, ad esempio. Però non, vedete, non capisco però se siamo limitati. Cioè, limitati in senso... non so niente ancora come esteticamente il gioco, ma lo esamineremo e faremo poi la prima run, sperando di farla durare giusto un po'. Bello il personaggio comunque. Diario di narrazione. No. Eccolo qua. Al momento giusto per eseguire attacchi normali. Attenzione ragazzi, io dovrei in realtà usare... ma non posso usare il joystick, il joystick non me lo fa usare, ok. Per il momento niente joystick, vedete, infatti sono con la tastiera. Vediamo un po', vediamo l'intro, è curioso. Noi faremo poi l'inizio adesso, dove ci sta la questione della trama attuale. Cioè siamo proprio con con il gioco, come posso... E Kaido. Sì, quando è volte. Kaido, sì, siamo proprio alla trama. Proprio al, diciamo, a, nella, diciamo, nella trama attuale dell'anime. Ok. Beh, vediamo un po' se riesco a gestire i combattimenti tranquillamente. Ok, bene. Ok, bene o male so gestirla. Però non mi fa fare un salto. Ah, forse perché ancora non me lo fa fare. La cosa bella è che puoi distruggere l'edificio, bellissimo. Madonna, Kid, come le butti. Allora, la dinamica di gioco, bene o male, è sempre la stessa. Sono molto limitato l'equipaggiamento, là si vede. Non mi permette di fare proprio nulla. Vabbè, togliamo di mezzo questi. Bene, noi dovremmo andare avanti intanto. La mappa è bella.
c'è da dire che, ah, ecco, vedete, molto lo dice come fare, vedete gli attacchi disgraziati. Sì, perché io ho i tasti, vedete, mo mi fa saltare, guarda qua che bastardo. Ok, madonna che cosa. Ah, poi me lo dice, vedete, mi dice cosa fare. Madonna che massacro. Ok, posso dire che ho un po' troppi avversari. Alcuni dici, ecco qua, lo dice proprio. Lo dice proprio, si possono distruggere molti veicoli, molte strutture. Madonna quanta gente. Vabbè, intanto continuiamo con Ikeo, anche se io devo arrivare. Ah, ecco qua il famoso, il famoso scatto, il famoso scatto. Come si fa il scatto? Ecco, vedete, questo è il famoso scatto. Ok, quindi esistono. Questa è la famosa stamina. Tanto mo faremo, questo è un tutorial, quindi mo lo verifichiamo. Sì, mo ti spiega come funziona. E aggancio, vabbè, non lo aggancio mai. Annulla aggancio, vabbè, sinistra, destra, cambia la getta. Vabbè, non mi interessa. Tanto non lo faccio mai, quindi. Vabbè, me lo fa fare e allora facciamolo. Sì, io proprio sono abituato a giocare come non ci fosse un domani. Queste sono per me versioni tranquille. Ah, ho fatto accidentalmente la mossa special involontariamente. Va bene, qualcos'altro? Sono diventato abbastanza pericoloso. Intanto ho fatto una bella azione in pratica. Eccomi qua. Che succede? Ah, è arrivata. Oh, ok. Ah, moto dice, ti hai premuto R, premi gli attacchi giù, J, I e Q, oppure ah, quindi esistono, e sì. Allora, vedete, ecco qua. Per usare una mossa speciale, la barra delle mosse speciali, eccolo qua. Allora, come vedete ci sta 1, 2, 3 e 4. A quello che ho capito sono le stelle dovrebbero basarsi sull'efficacia. Quindi il pugno con 4 stelle vuol dire che il livello di potenza più alto. Quindi l'abilità più pericolosa. Infatti se imposta eseguita facilmente mosse nello schermo posizionale potrà attirare la mossa speciale premendo rilasciando R. Se più vabbè. E vabbè, qua ti spieghiamo della, essendo facile, vabbè. Vediamo se riesco a fare come dice. Ah, questo è ok. Ok, aspettate che devo risettare un poco, dopo devo risettare un poco. Allora, no, perché non è facile. Allora, vediamo un po'. Ah, è vero, con questo devo fare così. Ok. Ok, no, perché infatti quello era con lo scatto, giustamente. Ma secondo me devo settare bene, perché io dovrei premere in teoria la X. Ecco. Però credo che lo scatto qua si fa con la J, dovrei farla, Sì. Quindi devo settare un po', perché questo comando, no, non lo posso fare, vabbè, dopo lo farò. Praticamente facendo, perché io devo usare praticamente solo le combo tra la J e la I, che sarebbero un quadrato triangolo, ok? Però se valutiamo anche cose come del tipo, facciamo,
Ho fatto la mossa special involontariamente in teoria, eh. Infatti ho fatto un errore di valutazione, dovrei premere Q per la visuale diretta, ma dopo che ho fatto. Vabbè, devo gestirla meglio sta cosa. Perché lo scatto l'ho fatto con Q, non va bene. Ecco, qua ti spiega finalmente la difesa come funziona. Devo disattivare la difesa di Big Mama. Sì, ho messo in evidenza lei perché è quello che mi serve. Vedete? Oh, ora l'ho fatto. Sì, in pratica dovrei fare una cosa del tipo così, però. Vedete, già ho fatto abbastanza, devo fare con Q. Vedete quanto ho tolto. Io ho tolto praticamente lo scudo, ma la difesa si fa per dire. No, comunque devo risettare un po' perché il salto l'ho messo in quel modo sbagliato. Il salto deve essere tutt'altro. Ok, non è facile. Vabbè, sto usando pure la tastiera. Oh, non dire che ha fatto abilità. Wow. Comunque. Ah, ok, ok. Pensavo che doveva fare una mossa speciale. È arrivato Kaido. Sposta il Tilin. Madonna, che cosa ho appena fatto? Bello, bellissimo. Oddio, sono diventato Snake. Oh, vabbè, Snake Man. Bellissimo, sono diventato. A parte che Kaido è grosso. Vabbè, sì. Vediamo se riesco a fargli la mossa speciale. No, non sono riuscito a farlo. Vedete come si accumula la mossa speciale. Comunque è tosta, dove sono? Ok. No, comunque devo sistemare la visuale. Ok. Ho sbagliato a fare una cosa. Vabbè, mo lo setto subito. Sì, perché devo basarmi anche su come gestirla meglio. Comunque mi piace. Ma dopo che è successo? Secondo me il 4K non va bene qua. Secondo me un 2K va più che bene. Lo devo abbassare un po' di qualità. Sì, perché se lo fai troppo sgranato, troppo basso, fa schifo. Se lo metti a livello buono, qualità grafica, ci sta, però nello stesso tempo troppo potente ti dà problemi. Vedi col cinematic, è un po' scattoso col cinematic. Figo comunque. Questo praticamente è la situazione dell'anime attuale. Cioè, ha voluto fare un tutorial facendo. Figo. Gold Roger. Guardate com'è bella l'animazione, mi piace troppo. Vabbè, ma la Tecmo è brava, non c'è niente da fare. È brava, appunto. Comunque tutti quanti che hanno fatto questo gameplay dicendo questi sono tutti i costumi, raga, lasciate stare che
hanno fatto un grosso errore a pubblicare il gioco in anticipo, perché ci sono molte cose che non hanno fatto vedere, ve lo dico io. E qua c'è la famosa intro, che bello. Comunque un po' pixellato, quindi lo abbassero di qualità, ve lo dico. Vedete, notate una cosa particolare, a parte lo stile anime, ma soprattutto si nota, diventa un re di pietra, fantastico. Mi piace il fatto dei capelli che hanno la loro fisonomia, cioè hanno la loro fisica e rispettano il vento nel gioco. Poi ci sta la differenza delle texture, si nota. Questa è una bella cosa. Veramente un ottimo lavoro hanno fatto. Vedete, questa è un'animazione del gioco, quindi non è solo un cinematic, è proprio... Quindi come sono i personaggi lo mostro anche qua. È una bella cosa. 10 anni fa, hanno specificato 10 anni fa, Sì. Sì, tutto contento lui. Diventerò re dei pirati. Sì. Però devo fare un setting. Ok. Ora puoi giocare in modalità diario del tesoro. L'avevo capito. Mo però con calma, una cosa alla volta, perché anche se mo comincio dal riepilogo, perché qua di comincia, qua è un po' strano, perché io mi aspettavo dall'inizio proprio della storia di One Piece, invece no. Qua ad esempio, vabbè, offline cose varie, qua ti spiega la cosa. Mo ad esempio facciamo un setting. Ah, che bello, è cambiato il personaggio. Che cosa imba. Allora, proprio è cambiato proprio la situazione, quindi se esco, mo è rubber della versione del bellissimo, quindi dipende da dove tu sei. Ok, più tutto sistema opzioni, sì, perché mo ve lo dico subito qui. Allora, questi due vanno bene. Allora, lo scatto potenziato a sto punto lo metterei qua, e questo lo metterei, ecco. Così, quando faccio la mossa speciali, premendo R, devo solo premere i tasti questi qua. Poi, per scattare, io consiglio questo. Aggancio, rimposta telecamera, così. Ok, mo, dovrebbe andare bene in questo modo. Vedete come il gioco si basa, vedete? Potete settare anche col mouse, però io faccio tastiera, che è la cosa migliore. E per la provoca è la X, e me la mantengo la X. Ok. Oddio, non l'avevo visti questi. Ah sì, no. Soccorso. Esiste il soccorso? Non lo sapevo. Il soccorso non lo so. Per caso c'era la C? No, mi sa che la C l'ho sostituita, quindi... Ok, per sicurezza. Ah, bello questo, non l'avevo visto. Allora, muovi visuale. Vabbè, avanti e indietro. Muovi visuale su. Ah, visuale, la prospettiva. Vabbè, non lo uso quasi mai, quindi non va bene così, insomma. Vabbè, rimaniamo con questo punto di vista. Bene, ora, mo che abbiamo sistemato, vediamo un po' la dinamica, come funziona, perché mi sono curioso. Voglio vedere come funziona, per curiosità, perché lo stiamo esaminando, Ok, questa è la modalità di gioco, quella lì, anche come nel 3, che tu fai le mappe, le isole e
e affronti i peggiori avversari. Qua ci sono tutti i quattro imperatori fatti bene. Ah, figo, figo. Però lo metterò in 2K la prossima volta. Metto 2K, il 3K, il 4K è buono, però. Vedete, nel diario teso poi affrontare vari episodi con personaggi unici. Beh, usiamo il termine unici. Vedete, mo per il momento sono bloccato. Mare orientale, rotta maggiore, bellissimo, un nuovo mondo. Quindi esistono le versioni. Ah, hai capito? Vedete come funziona, bellissimo. Vedete, pirata, cioè pirata di cappello di paglia. Cambia costume. Vedete, ci sta la versione del nuovo mondo e versione normale. Vedete come vengono aggiornati i modelli. Per i texture sono rimasti uguali, tranne per il giubbottino. Però poi abbiamo pure questo. Vediamo che succede se cambio la skin. Vedete come dice, mosse normali e mosse speciali sono cambiate. Quindi cosa significa? Che ogni personaggio, quindi al di là del costume, tu lo puoi personalizzare a sto punto, hai capito? Stessa cosa vale per Zoro, se lo mette a... No, ad esempio io Zoro della fase 1 non ce l'ho perché lo devo sbloccare. È una figata. Vediamo se mettiamo, per curiosità, quest'altro personaggio, costume. No, per esempio, no, rimane uguale. Nami dovrebbe rimanere la stessa anche qui, per esempio. Sanji, ho solo questi costumi, niente di eccezionale. Ecco, lui, per esempio, dovrebbe cambiare la sua dinamica di combattimento. No, per fortuna rimane uguale. Ok, no, perché stiamo vedendo, guarda, vedete... Vedete, certi personaggi tu li puoi sbloccare solo in determinati modi. Vedete? Vedete, completa 15 episodi del diario del tesoro. Figuratevi, perché giustamente c'è da fare la mappa, insomma. Vedete, ognuno ha il proprio un livello e cosa. È una figata. Mamma mia, quanta roba, quanta bei personaggi da sbloccare. Mamma mia, è bella lei. Questa è la mia preferita. Va bene, però andiamoci un attimo indietro, perché tanto stiamo esaminando. Mo andiamo un attimo sui personaggi, no? Guida le monete. Vabbè, questo già ok. Vedete, sono stati aggiunti dei personaggi. Vedete? Bellino. Vedete come si muovono le piume, figo. Bellissimo che poi vedi i nuovi personaggi randomici che vengono aggregati man mano. Vedete? Se me lo fa girare. Ecco, vedete. Ma da pure bello si vede il riflesso del bastone, chiamiamolo così, figo. Figo. No, ho sbagliato. Voglio vedere lei, mamma mia, troppo bella. No, spero assolutamente che fanno qualche costume alternativo, bella proprio. Bene, però... Vabbè, le voci, ma io voglio vedere un'altra cosa. Vedete, questo, vabbè, sono cose ok. Qua spiega i personaggi, visualizzatore eventi, prologo, vedete sono soltanto tre, altro, quindi vuol dire che dovranno essere aggregati, presumo, no? L'unica cosa che mi serve è l'equipaggio, l'adattamento personaggio, no? Come si dice, il diario libero manca giustamente. Bello, quindi così funziona. Bene, confermiamo. Questo è il primo evento. Sommario. Il primo di... E Bibi, no, Bibi è sbagliato. E vivi, vinci, vidi. Dai, e vivi, vabbè, non è che è sbagliato Bibi, Bibi è...
mi sembra che il nome originale, poi la versione rifatta è stata Vivi, non mi ricordo. Comunque qua vi spiega la situazione. Questo è l'evento di Crocodile. Allora, lateralmente, se voi notate, ci sta l'immagine dell'isola, e ne sono 6, 5, non mi ricordo, quindi sembrano poche, ma si dividono in parti, quindi 2-3 mappe per isola, insomma. Per esempio, in questo caso, livello 1, non ho ancora capito sto coso di livello 1, comunque possiamo fare la storia. Per esempio, e qua vi rispiega la cosa. Vedete Shenki il rosso. Vedete, qua spiega i personaggi. Finalmente sbloccherò, vedete, anche i loro aspetti estetici della prima versione. Vedete, qua mo li menziona tutti. Sono con 2P, Asop con 2P, Usopp, Nami, va bene. Qua vi spiega tutta la storia praticamente. Inutile che vi fanno fare le storie precedenti. Un po' mi dà fastidio. Sapete perché mi dà fastidio? Perché sarebbe stato comunque bello che facessero vedere i combattimenti con Arlong, con Craig, con Buggy. Vedete, qua li descrive le situazioni dei combattimenti più storici, di cui sono riferimenti di One Piece Warriors 3 praticamente. Le immagini sono quelle. Vabbè, poi vedete qua, poi spiega quello che è successo dopo, che loro hanno dovuto superare la linea rossa, eccola qui, vedete la famosa scena. Belle però le animazioni, anche se con scene ferme ci sono un po' di effetti speciali. Vabbè, fanno la scena della promessa e salgono una cascata bellissima e incontro poi l'ovo, vabbè, tante cose. Però mancano già questi quattro eventi. Poi manca quello di Thriller Bark. Ecco qua, Nefertari Bibi, quindi credo hanno usato il nome poi originale. E Baroque Wars. Qua vi spiega la situazione, che sono contro Crocodile finalmente, uno dei sette, della ciurma dei sette, insomma. Almeno prima, adesso non più, vero? E la cosa più bella è di vederle queste in 3D, perché Bibi nelle altre versioni è sempre stata in 2D. Qua spiega vedete com'è belli, i personaggi sono in 3D, raga. Pure la strega qua, la Befana. E poi c'è Chopper, che l'hanno messo nella... in ciurma, sta nella ciurma. Vedete che belle skin, io spero che ripropongono queste scene. Così aumentano i costumi dei personaggi. Guarda, tutti accurati, 1, 2, 3. Vabbè, Chopper pelosissimo. Bellissima sta scena. Le conosco tutte, eh? Vabbè, fan di One Piece dalla prima puntata, sapete com'è. Qua vi spiega tutto, in pratica ha fatto tutto il riassunto per dire, vabbè, così. Allora, possiamo scegliere tre personaggi. Vedete come le statistiche come variano. Allora, per esempio, Rubber è molto debole in attacco, però aumenta leggermente la difesa alta. Zoro più forte in attacco e poco in difesa, e vabbè, Sanji ha le stesse caratteristiche di Rubber. Mo, io parto con Rubber, Luffy, lo so, uno direbbe, si dice Luffy, ragazzi, in realtà, se vi ricordate, in inglese, anzi, anche in giapponese, c'è una scena famosissima, anche in italiano, che fa vedere la sua prima taglia, e stessa Usopp, come volete voi, chiese questa a Rubber. Rubber, perché nel tuo coso sta scritto, poi lo dice proprio, ci sta scritto un altro nome, che era infatti Luffy the Monkey. E infatti lui dice, no, beh, quello è il mio vero nome, Rubber è un nome che mi hanno dato dopo. Quindi che cosa vuol dire? Che infatti lui, mi sembra che il suo nome completo inizialmente, almeno come soprannome, era Luffy di Ruffy. Uno dice Luffy di Ruffy, e uno dice perché Ruffy? Perché, se non sbaglio, una di quelle parole doveva significare gommoso,
quindi rubber di gomma, cioè in senso, scusatemi, Luffy di gomma, quindi era come Luffy di rubber, capito? Piccola parentesi, però in inglese hanno storpiato, hanno fatto casini come sempre. Adesso noi usiamo il nome corretto in italiano, in giapponese, Luffy, usiamo il termine Luffy, Ruffy, scusatemi. Però vedete qua è Ruffy, invece in altri casi è Luffy, quindi alternano i nomi, vabbè, cose strane. Io sempre mi sono sempre confuso come cacchio lo chiamarlo, vi giuro. Comunque, posso già cambiare il costume? No, ah, posso cambiare in senso due costumi, perché ci sta la versione con... Vabbè, giustamente. Bene. Giochiamo. Non mi fa modificare il personaggio, quindi credo che non posso ancora fare l'entrata del potenziamento personaggio. Per livellarlo, insomma. Perché il personaggio, avete visto che anche la vita, il cuore, la difesa, l'attacco sono di livello 1. Vuol dire che sei tu a livellare. Quindi devi gestire il personaggio. Se sai com'è lo stile del personaggio, in questo caso Rubber è un picchiatore, quindi adora menare e fare corpo a corpo, allora vi assicuro... Madonna. Ok, vi assicuro già... Ah, ok, posso andare... Procedi, ok. Inizia riproduzione automatica. Ah, posso anche mettere che vai in automatico, perfetto. Eccola qua, finalmente abbiamo anche... Vedete, fa tutto da sola, fa. Qua spiega la situazione, Bibi, la conosco a memoria il gioco, quindi c'è il gioco, la trama. È bella però, molto in HD. Soltanto che credo che le texture sono ancora un po' limitate. Secondo me ci saranno degli update più avanti per migliorarle ancora di più. Perché comunque ho visto che le hanno adattate anche per la Nintendo Switch, per le console, giustamente. E ha per PC, quindi mo hanno fatto un'impostazione generica per tutte le piattaforme e poi dopo setteranno meglio più avanti, perché... Alcune cose sono troppo pixellate, ma le vedo un po' strane. E infatti Ruffy se n'è scappato, bellissimo. Bellissimo Chopper. Allora, cosa io consiglio? Per prima cosa, vabbè, io consiglio una cosa per questo tipo già di gioco. Uno, Madonna, sì, cibo, sì, mi ricordo la scena. Praticamente Rubber è un picchiatore. Ecco, poi abbiamo a che fare, ecco, con Smoke, eccolo qui. Sto disgraziato è un come si chiama? Tipo G, è un personaggio sempre corpo a corpo, ma è un Roja. Quindi ha una. Dal nome Smoke è riferito dal fatto che lui è tutto un fumo rispetto a Rubber, che è tutto di gomma, quindi tra un personaggio con materiale fisico e un altro inorganico. C'è differenza di stile. Vabbè. Bellissima anche lei, c'è, beh, giustamente. Cosa c'è da dire? Che quindi quando dovrete far salire di livello i personaggi, saliranno, per carità. Però si deve saper gestire il potenziamento, ok? Mettiamola così, dovete saper potenziare i giusti skills per i personaggi. Per esempio con Rubber si consiglia un po' vita, ma soprattutto stamina e attacco, palesemente parlando. Intanto si vedono le texture. Se notate bene il vestito o comunque i tessuti dei vestiti, le differenze di effetti di luce ci stanno sui tessuti. Vedete, sul Rubber si vedono quelle parti chiaroscuro, però si vede chiaramente che c'è un riflesso di luce su texture, anche sul cappello di Ace, eccolo qua, guardatelo. Molto figo, molto bello. È bello, l'hanno fatto apposta per mettere Ace già nella prima trama, capito? È molto figo, già nella prima missione. Spero solo che metteranno anche le altre mappe in futuro, spero non DLC per favore, ma che si sbloccano, perché un po' mi darebbe un po' fastidio, credo noia per tanta altra gente. Ecco qua, Ace Pugno di Fuoco, notissimo e famoso. Bene, personaggi, allora, ecco qua, guarda quanti ne siamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, 7 personaggi siamo, compreso me, Avanti, mo, avversari, giustamente...
condizioni sconfitta, vabbè, quando viene uno degli alleati, vedete, sono tutti con la corona, vuol dire che sono quelli più importanti. Prima missione, dai una lezione a Smoker. Attenzione, Assa fa impostazioni mosse, ok. Vedete come funziona, eccolo qua, eccolo qua. Allora, vedete, vedete. Mo, per esempio, potrei cambiare questo. Non ho niente, posso usare solo queste mosse. Quindi non posso fare altro. Devo gestire per fatti miei. Poi, impostazioni abilità. Ah, eccolo qua. Che non ho nulla, quindi non posso, non ho niente. Mappa della crescita. Che cos'è? Salpiamo e all'attacco. Alleati, ok. Territorio, nemici, ok. Elenco attacchi combo, risultati, condizioni di sblocco personaggi. Ah, vedete? Eh sì, beh, questi li sblocchi solo tramite... Vedete, qua ci sono degli eventi da completare. Visualizzazione comandi, suggerimenti tattici. Ah, beh, simpatico sta cosa. Ah, ok, quindi vabbè, poi con calma me le ri... Mappa della crescita. Ah, eccolo qua, quello che mi serviva. Come migliorare il personaggio, eccolo qua. Vedete? Cresce con le mappe, mappa d'inizio, il parading, mappa di tutto, tutti i personaggi inizia da qui. Mappa del personaggio, vabbè, ok, gli incrementi hanno un effetto sul personaggio in oggetto, tuttavia le abilità possono essere impostate sugli altri personaggi. Va bene, allora, per esempio, mo qua mi chiede, vedete le monete? Vedete, io ad esempio qua non posso andare nulla fino a quando il gioco mi dice guarda, tu devi comunque aumentare la vita. Quindi prima aumento la vita per passare a qua. Qua poi ci sta l'attacco. Lo potenzio un po' per poi spostarmi in altre situazioni. Vedete? Quindi sono io poi a gestire dove andare a concentrarmi sul miglioramento del personaggio, capito? È una figata effettivamente. C'è tanto da fare, eh. Ci sarà veramente tanto da fare. Ma è curioso comunque. I berries serviranno assolutamente. Abbiamo pure una seconda mappa. Che è, eccola qui, bellissima. Anche qua possiamo già partire. Vedete, qua lo spiega già. Per esempio qua è un aumento. Vedete, aumenta il livello di crescita di potenza. Da livello 1 e 2. Quindi aumenta l'efficacia. È tutto da studiare, raga. E poi c'è il terzo che ancora non abbiamo sbloccato, se si sbloccherà. Bene, dopo questo piccolo tutorial che è durato un po', andiamo all'attacco e vediamo come siamo messi adesso. Attenzione che la dinamica adesso è cambiata rispetto a prima, Ok, vedete? Tattiche Roja, eccolo qua, vedete? Come vi ho detto prima, perché giustamente... Ok, sono riuscito a fargli qualcosa. Bello, l'ho preso proprio con la mossa. No, l'ho mancato. Vedete com'è, non riesco a vederlo. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Dov'è? Ah, giustamente, vedete, caratteristiche, esplosione di massa e potenza, aumenta la forza degli attacchi, giustamente. Quello che mi sta dicendo, ad esempio, che mi consiglia è questo. Quindi aumenta, essendo lui un picchiatore, aumenterebbe... Dov'è? Devo un po' adattare. Però credo che con il joystick sarebbe molto meglio comunque. Questa è una dinamica di gioco che serve assolutamente il joystick, non la tastiera. Ecco qua. No, comunque è bello. Oh,
Per batterlo ce ne vuole, Non è manco facile perché non ho tutte le abilità attivate, quindi partirei da un po' da zero, capito? Perché ho visto naso può correre come un matto? Ma se io faccio così... No, non posso perché ormai è preimpostato. Madonna quanta gente! Ho visto una brutta gente proprio, bruttissima, mamma mia. Intanto si ho distrutto tutte. Vedete com'è bello? Perché io vedo tutta la mappa. Non so perché in alcuni si vedeva male la... non che si vedeva male, non si vedeva tutta. Sì, qua dobbiamo conquistare tutta l'area. Ah, ecco che cosa ho fatto per sbaglio la provocazione. Vabbè, dettagli bus. No, comunque credo che devo settare meglio, perché secondo me lo scatto, cioè lo scatto, il cambio della prospettiva serve un'altra cosa. Sono stato cretino io a metterlo in un tasto sbagliato. Sì, perché il mio pollice fa come facevo con il 3. Non l'ho settato correttamente. Vedo gente che viene menata. Bravissimi, giochiamo. Che bello, scrigno. Ah, volevo... Ok. Devo affrontare... Madonna, non gli ho fatto nulla. Vabbè, può succedere. Boom, bellissimo. L'ho sconfitto con una bella mossa. Stiamo facendo comunque un tutorial praticamente, raga. Attenzione, in tutto ciò stiamo facendo un bel tipo. Un bel tutorial stiamo a fare. Non è facile, quindi stiamo facendo praticamente un tutorial oggi. Madonna quanta gente. Attenzione che quando ci sono questi disgraziati. Perché io mo sto cercando di adattarmi un attimo perché non è facile. No, comunque ho sbagliato io, devo settare meglio. Sì, perché comunque se non gioco con con il joystick, la tastiera deve essere idonea a tante cose. Comunque gli faccio massacra a sti poveracci però, eh. Comunque conviene settare meglio. Madonna, quanta brutta gente là. Oddio, non l'avevo notato. Aspettate. Hanno ferito Asop. Vedete? Mo è uscito un evento che assolutamente è importantissimo. Per esempio. E ora... Sì, vedete? Qua me lo dice. Missione secondaria. Se me lo permetti. Oh, che bello. Vedete, le missioni secondarie sono importantissime, in tutto ciò stiamo... Però avete visto come sono aumentati i nemici? Cioè, avete visto quanti ne sto facendo massacro proprio? Prima non era così facile. Sì, raga... Io vi voglio bene, ma qua siete circondati da capitani della marina, che ne sono tanti comunque. No, comunque devo settare, perché lo spazio, per chi gioca col PC e vuole usare a tastiera, consiglio
Wild per camminare, un classico. Attacchi J-I-K-L, scusatemi. E praticamente vedete, ah, quindi fa vedere quello che stiamo conquistando, ok. E poi per il cambio visuale, che io ho sbagliato a impostare, non mettete Q, anzi forse Q ed E servono per cambiare meglio la direzione della telecamera, mentre spazio, proprio spazio, proprio la parola proprio spazio, lo usate per usare per impostare la telecamera in maniera più decente. Ecco, mo' è diventato più cattivuccio, mo' meniamo più persone. Vedete, sono molto limitato con le com, non so se l'avete notato, ma non per colpa mia, poi perché essendo all'inizio del gioco sei limitatissimo. E poi, ripeto, questo è un game di tutorial praticamente, quindi nella prossima farò dei gameplay più decenti, però lo porto a un 4, lo porterò puramente Madonna. Dicevo, comunque porterò, setterò meglio al prossimo gameplay. Uno, la grafica, vabbè, a 4K può anche rimanere, però preferisco lasciarla a 2K a sto punto, fidatevi, che è troppo potente, non serve per questo tipo già di gioco la qualità grafica, perché vedo che regge tranquillamente. E poi, no, ho sbagliato. Bella, avete visto? Certe azioni si possono. Questa è una cosa bella, perché non era facile nel 3 prendere i personaggi e prendere gli avversari. Ecco, vedete? Sono riuscito a prendere tutto un soldato normale, ma non ho preso lei. Cioè, è qualcosa di fantastico. L'ho mancata proprio, bellissimo. Ho fatto talmente schifo. Ancora sei viva? No, ti ho quasi ignorato, scusami. Dove sei? Dimmi che ti ho presa. No, non ti ho presa. Guarda, ancora è viva. Ah, mo l'ho presa. In un modo sbagliato, ma l'ho presa. Comunque, adesso che stiamo un po' settando il gioco, poi lo setteremo meglio. Madonna, ne ho bisogno. Devo adattarmi pure sulla mossa speciale, comunque. Assolutamente. Comunque sconfiggo troppi nemici. Cioè, è una cosa buona, però, mamma mia, è una cosa bellissima, perché sei circondato da nemici, eppure tante, non so pochi, non so per niente pochi. Questa è una cosa stra importantissima. Madonna, quante ne sto ammazzando. Pure cittadina fantasma l'abbiamo sbloccata, perché noi stiamo praticamente abbiamo sbloccato. Devo tornare assolutamente indietro, perché ci sta, vedete, una situazione che devo andare, vedete come mi ha subito mandato. Vabbè, ma quando uno è abituato a giocare a questa tipologia di gioco, capisci già che serve. Comunque è una buona cosa, guardate quante. Mamma mia. Vedete, quindi ho sbloccato una cosa extra. Ma dopo aver tolto di mezzo questo possiamo anche sloggiare. Sparisci.
mo lo scopo, ecco, vedete, c'è uno scrigno qui nascosto che vedete, io posso passare oltre, spassare da punti ad altri saltando, raga, che prima non era possibile, vedete? No, non qui, per esempio. Fatemi vedere dove posso andare, vedete? Ecco, anche in da questa collinetta io posso saltare. Prima non era possibile, per esempio. Ragazzi, siete veramente bloccati da un capitano della marina, dai. Bene, io devo stare dove state voi, vedete, siete qui. Però dovrebbe apparire adesso. Madonna, quanti della marina. Sì, però dovrebbe apparire. Oh, ah, devono raggiungere, tutti quanti devono raggiungere. Ok, ok. Quindi vuol dire che devo aiutare. Madonna, quanta. Vedete comunque quanti personaggi. Chopper ancora indietro, mamma mia. Chopper e Nami. Levato. E toglietelo di mezzo. Non è difficile. No, devo che arrivano tutti, devono arrivare. Dai, ce la facciamo, per favore. Guarda, sono rimasti quasi tutti. E sconfiggiamo questi altri della marina. Intanto aiutano, lasciate stare che aiutano moltissimo. Madonna, quanti alleati che ho comunque. Comunque, cacchio, ne siamo tanti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ne siamo tantissimi. Allora, per prima cosa, ho fatto bene 1. 2, mi serve questo. E 3 mi serve questo, doppia potenza, doppio quello, quell'altro, mamma mia, credo che io ho fatto. Non l'ho fatto niente, l'ha schivata alla grande. Mamma mia, è tosta davvero. In tutto c'è, guarda come mi trolla perché sta là. Ah, poi c'è pure Takashi arrivato, sì, sì. Bom. Bene, poverina per lei che l'ho buttata giù. Vedete, la difesa di Smoke non sono riuscito poi a toglierlo. Dimmi che l'ho preso, dimmi che l'ho preso. Non è facile perché sono io. Sono io contro due di lì, due, bello, che colpo che gli ho fatto. È un po' da abituarsi, però devo settare bene le mosse. Cioè, devo settare più che altro. No, no. Ok, tanto ho capito schivare, il problema è che devo, olè. Devo settare bene la visuale perché ho sbagliato i tasti della visuale, che è importantissimo, eh. Bello, ho sconfitto Smoke, ma devo sconfiggere te. Dai che sei rimasto solo te. Bella, l'ho colpita male, oh, madonna, poverina. Abbiamo vinto, abbiamo finito. Abbiamo finito, vinto. Bene. Però devo fare un ultimo settaggio. Perché non mi è piaciuto. Poteva andare meglio, eh? Sì. Ah, giustamente, è logico, no? Sì, sì, infatti. Sì,
Guarda come si vanta. No, comunque mi piace il gioco, non vedevo l'ora di giocare, lo confesso. Però devo settare bene la visuale. Intanto vediamo come vanno i... Ecco, beh, qua ti spiega la situazione sempre storica. Però si vede che il cappello ha delle texture, si vede chiaramente. Vabbè, a Tecmo alla fine è coloro che hanno fatto Dead or Alive, quindi lo sfruttamento delle texture nei giochi è la loro, diciamo, asso nella manica, no? Io lo voglio già caricare questo video perché così sono il primo italiano a caricare in italiano il gioco di One Piece. Vabbè, non è vero, in realtà è perché voglio anche volevo anche esaminarlo. Qua parlo di Barba Nera. Scusate per lo spoiler. Vabbè, ma io lo so a memoria sta cosa. Eh sì. Vabbè sì. Guarda quanto è figo che se ne va. Raffi. Bello, bello. Vediamo come finisce. Questo è soltanto un gameplay, eh. Dopo dobbiamo fare... La prossima volta voglio fare Zoro. Ho fatto schifo. Tempo completamento e 15. Troppo poco. Vabbè, ma... All'inizio diciamo che purtroppo è normale. Ah, qua già ti dice che sei salito di livello, insomma, va bene. Allora, ecco qua, vediamo cosa succede. I punti ciurma ottenuti in battaglia incrementano, vabbè, il livello ciurma dei membri che hanno combattuto insieme a te. Facendo crescere il tuo livello puoi ottenere preziose monete e nuove mappe della crescita. Vabbè, crescita, lo sappiamo, quello che abbiamo visto prima. Ecco, come ottenere punti ciurma. Sconfiggi i nemici con le mosse speciali, sconfiggi i nemici in esplosione alla massima potenza, sconfiggi i nemici durante cambi forma, salva membri della ciurma, occupa territorio, sconfiggi i nemici. Vabbè, questo praticamente lo sapevamo già. Mo, ecco, qua vi spiega che cosa succede, vedete? Noi dobbiamo arrivare praticamente a livello bonus, che credo che sarebbe oltre il 5. Quindi arrivando a livello massimo, che sarà sempre più difficile, ovviamente, per arrivare al bonus. Il bonus quindi porterà a un livello estremamente alto del personaggio IA. Ok, sottolineo il termine IA. E questa è una cosa buonissima, ottima. E poi, cacchio ragazzi, otterremo... medaglie o comunque monete rarissime e importanti che ci serviranno per sbloccare e migliorare il personaggio a quanto pare. Vedete, ecco qua, mo giustamente mo uno giustamente dirà: hai ottenuto un sacco di cose, ecco qua, ottenete monete, distruggi nemici potenti in battaglia, monete di bronzo e monete d'argento. Va bene, vincendo la battaglia puoi ottenere monete d'argento dei personaggi alleati. Più alto è il livello ciurma dei tuoi alleati, più monete d'argento guadagnerai. Quindi è quello che vi ho detto prima. Quindi se la mia ciurma arriverà a livello 5 o bonus, otterrò tante monete di tante tipologie oltretutto. Poi puoi ottenere preziosissime monete d'oro come ricompensa del completamento della battaglia. Quindi in questo caso, se fai una bella partita, anche una bella A, una S, vuol dire che è un bel, puoi aumentare del valore e di ciò che puoi ottenere. E poi vabbè, i berry. Mo stiamo
Ah sì, c'è un finale qua. Ah sì, giusto. Giustamente. Questa è una scena importantissima nella... Comunque sta piovendo, spero, non so com'è il tempo da voi, però qua il tempo fa proprio schifo. Sì, qua Rabbe dice una cosa molto importante, cioè ok, stanno combattendo per questa situazione per lei, però lei lo lui lo dice, ok che stiamo facendo questo per te, ma non hai pensato, vedi, vabbè, qua spiega della foto dei sette, qua però dice giustamente a Vivi, oh bella, noi stiamo rischiando per te, ma hai pensato alle nostre vite? Cioè, qua è molto cattiva la scena nell'anime. Vedi, qua lo dice proprio. È bello sto fatto che lei vuole fare tutto da sola. Qua me la ricordo sta scena, poi era pesantina perché lei lo picchia tantissimo, cioè lo mena a Rubber e praticamente... lui dice, perché stiamo combattendo secondo te? Noi stiamo facendo insieme, stiamo combattendo per aiutarti contro Crocodile, ma non ci interessa in realtà la situazione che stai avendo, capito? E lei dice, no, io sto combattendo da sola, sto facendo tutto da sola, no imbecille, infatti la critica molto di sta cosa. Ovvio che non vado qua, vado di nuovo qui. Vedete? Ovviamente salta perché avevo già fatto. Mo potrei fare un sacco di cose. Per esempio, non faccio nulla. Perché questo? Perché voglio andare prima sul sistema un attimo. Opzioni. E mo ho scoperto che la tastiera ho sbagliato. Allora, prima di tutto... L'errore più grave che ho fatto è questo. L'imposta telecamera sarebbe questo. Uno. Poi, movimento visuale sinistra e destra, raga, meglio. Uno e due. Fidatevi, sinistra e destra. Aiuta così la visuale, fidatevi, perché tanto se la metti in maniera predefinita la visuale non è un problema. Poi non ci dimentichiamo che abbiamo in questo caso, allora fate vedere lo scatto, l'avevo fatto, ecco vedete, scatta, ho messo, ah ecco perché non mi trovo più con lo scatto, vedete non mi ricordavo più lo scatto, che la metto come è, così sono tranquillo. Prova che vabbè, rimane X, è soltanto che il bersaglio, il soccorso è C, ok, provoca, cambia miniera imposta, ok, e mi manca il, aggancia era Z, ecco perché non mi ricordavo più, vabbè, a posto. Bene, dopo questo siamo a posto, per il momento lo lascerò in... in qualità grafica alta.
però io salvo, perché si salvano le modifiche. Perfetto, ma qui io vi saluto, qui Delta 28, abbiamo finito con una bella partita che poi è stato praticamente un tutorial, e vedremo per la prossima volta che continueremo e lo faremo insieme, ragazzi. Qui Delta 28 passo e chiudo.